grazie a tutto. Volevo un'invidia pazzesca, volevo farvi vedere chi ha incontrato Fabio Volo questa settimana. Cosa hai fatto, Fabietto? Oh, ho incontrato un collega, finalmente, non lo vedevo da un po', Quentin Tarantino. Ma è vero, è andato a Roma e l'ho incontrato. Sono andato a Roma, l'ho incontrato, avevo un po' di domande da fare, ho fatto un'intervista da 60 minuti, l'ho stretta a uno. Abbiamo tolto, diciamo, quello che mi serviva. Quanto è rimasto? Un minuto. Sì. Va bene. Gli ho chiesto, sai che lui... Di che cosa avete parlato? Perché lui scrive i film e le sceneggiature partendo dalla musica, quindi sai, io essendo una grande amante della musica, cioè lui ascolta i suoi dischi e ogni tanto arriva una canzone e la vede, così come faceva Marquez, che partiva da un'immagine e scriveva il libro. E quindi ho chiesto se per questo film, che è la prima volta che ha la colonna sonora di Morricone, se ha però avuto l'ispirazione da qualche disco per scrivere la storia. E poi ha messo insieme 8 attori, diciamo, quindi 4 coppie, e ogni persona ha 4, diciamo, sono 4 conflitti che sono totalmente contemporanei: nord e sud, bianco e nero, uomo e donna, legale e non legale. Vediamolo. Ecco. Lo vediamo. Oh yes. Okay. Yes. Hey, good to see you. You always look younger when you come. Oh yeah. Okay. It's all the snow. Oh. Sometimes you go in your record collection, you pick up the song, and then boom, you say like, yes, you exactly, find these images. For this movie, did you have some song or some kind of music that inspired you to do this story? Oh, that's a good question. Actually, in this one. Well, the answer is yes and no. I mean, I came up with a few things early on, but I ended up not using them in the movie. Partly because this is the first time I've ever used an original score before. So in this movie, you just like you put a 4 important topic in 8 people, like a couple, like a man and woman, north and south, black and white, like a legal law and against exactly the law. Well. They're still contemporary. They're still topic there. No? Well, but you know, the thing, that's one of the things about Westerns, though. Westerns have an ability to kind of reflect the decades that they were made in more than oftentimes movies made about those decades. You see my face, Quentin, look at me. Which kind of character can I do? Oh, I would think, okay, of the 8, I'd say Bob the Italian. Bob the Italian. What do I do as a Bob Italian? Well, there's Bob the Mexican in the movie. What are you talking about? Well, there's Bob the Mexican in the film, but I would say, if you were playing it, it would be Bob the Italian. Okay. Thank you very much, Quentin. Thank you so much. Good to see you. Thank you. Ciao. Fabio Volo, grazie, complimenti. Allora.